super mukbang napoletano con tante prelibatezze. Guardate qua che meraviglia. Allora, innanzitutto gli gnocchi abbiamo fatto. Scusate, ma io non riesco a passare perché c'ho un po' un rigonfiamento. Gnocchi con provola filante e parmigiano, buonissimi. Peperoncini verdi, buonissimi. La mozzarella, i friarielli, che è un'altra cosa tipica, parmigiana e polpette, i taralli con le mandorle, melanzane, questa è un'altra cosa tipica, sott'olio, e questi sono dei rustici che ho visto e mi hanno colpito, tutto super calorico, tutto super unto, il pane ovviamente. Diamoci da fare che baby stasera si consola. Ciao ragazzi! No, sbagliato. Ciao bimbi, ciao bimbe, ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti, ciao nonne, ciao nonni, in questo nuovo ciao video. Mamme, ciao papà. Va bene, benvenuti in questo nuovo video mukbang. Abbiamo questo mukbang napoletano a vostra richiesta, ci avete detto, volevano vedere su Instagram, mi raccomando seguiteci, Carlita Dolce e Dario Del Re, seguiteci su Instagram. Seguiteci ragazzi, seguiteci, seguiteci in tanti. Seguiteci ovunque. E ci avete chiesto sta cosa stiamo napoletana, mukbang napoletano con prelibatezze napoletane. Eccole. Io sono alla mia 37esima settimana di gravidanza, quindi sto praticamente scoppiando. Brava. Però sono molto felice di poter mangiare. Brava, brava. Speriamo di non sentirci male. Ciao papà, ci vediamo più tardi. Eccolo qua. E adesso esplode. Parmigiano. A me piace anche il pepe. Amore, non l'ho preso. Fa male. Non lo vuoi prendere? Ti fa male. Prendimelo, ti prego. Ti prego. Prendimi pepe. Prego. Te lo metto il parmigiano. Un poco. Poco perché? È poco, ho messo un cucchiaino. Meno di un cucchiaino, cioè niente. Ho messo da tipo 3 minuti il box con le domande su Instagram, già sono arrivate centinaia di domande, grazie, siete mitici. Allora ragazzi, buon appetito. Buon appetito. Pepe, ci voglio, ci vuole il pepe, dai. Comunque ragazze, noi mangiamo, favorite. Buon appetito. Buon appetito. Vi aspettiamo qui. Vi aspettiamo su caritashop.com perché ci sono i saldi, vero amore? Ci sono tantissimi prodotti scontati e c'è anche Apiarium, tutta la marca Apiarium a meno 20%, una promo fino a domenica. Buono. Quindi approfittate, sì sì, perché poi sono ottimi prodotti e ogni tanto mettiamo questi sconti. E poi c'è il codice sconto CarlitaYT del 15% valido su tutto il sito, quindi approfittate solo per chi vede i miei video. C'è sto codice solo per chi vede i miei video. Solo per oggi, approfittate. Solo, per, oggi. No, per 48 ore, quindi 2 giorni. Abbiamo preso i gnocchi di Giovanni Rana. Ma è vero che quando c'è la marca, no, no, un'altra cosa. Altro si sciolgono in bocca. Già va, complimenti. No, sono buonissime. Poi abbiamo fatto un sugo con le polpette. Che ti ha dato? Ci ha dato, l'ho fatto io. Amore, non svelare i nostri segreti, l'ho cucinato io! Sì, l'ha cucinato io con le smalte. E il. Andiamo a vedere se anche i pupi. E poi abbiamo messo un sacco di provola. Il segreto è quello di un buono gnocco. La provola. La provola e il parmigiano. Comunque. Sono buonissime. Comunque, ragazzi, se volete fare la dieta, venite qua. Sì, sicuro. Venite qua dopo che avrò partorito, a più sicuro si fa la dieta. Anche se alcune ragazze mi dicono, ma sai qualcosa, quando partorirai con l'allattamento avrai ancora più fame. Marò, e che mangerò? I mobili? Allora, che sensazioni hai? Vado con leggere le vostre domande su Instagram. Allora, in questo da circa una settimana sento tantissimo movimenti, il baby si muove tantissimo. Sento tantissima fame. Il mal di stomaco si è un po' ridotto perché la pancia è un po' scesa. Però sento tantissimi movimenti, sento tantissimi vuoti di pancia, a volte mi viene anche sensazione di vomito, di svenire, tachicardia, queste sono le sensazioni. Però niente di che, dai, niente in confronto a... Si è girato un po'. Boh. Uscito, no, lo volevi rubare. No, sai che si era girato, invece no. È tutto sopportabile, ragazzi, da me non sentirete mai
dire oh mamma mia terribile, perché io non mi piace scoraggiare gli altri, invece quando lo fanno con me, quindi non sentirete mai. Si può fare, siamo donne, quindi si fa. Ragazzi, tutto si può fare. Tutto si può fare. Tu stai zitto tu, perché tu sei il papà e sei fortunato. I papà sono fortunati. Vabbè. Allora, quali sono i primi sintomi dell'essere incinta che hai avuto? Allora, i primi sintomi sono stati? Allora, io i primi sintomi, quando sono iniziato, ho incinto nausea, fame. Nausea. La nausea. Cosa? Avevo sempre voglia di mangiare, non so perché. La nausea nella macchina, che io non soffro particolarmente, avevo la nausea. Allora, avete scelto il nome di Bibi, io ti consiglio il nome Matteo o Mattia. Perché non lo... Allora, a me Mattia piace un sacco. Però perché non lo possiamo chiamare Matteo o Mattia? Ci piace il mio nipote. Un nipote di Dario? Si chiama Matteo. Ma quindi non lo potremmo. Neanche Mattia non mi piace, che poi Matteo e Mattia, boh, sembra ripetitivo, e quindi ho deciso di no. Anche se tutto è possibile. Mai dire mai. Ragazzi, come durano questi fianilli? Cosa vuoi, prendi? Non sto scegliendo. Ah. Ambrimbro, c'è la lancia, la lancia. Quanti minuti ci sono? Prendo questa polpetta, ragazzi. Come dice, la polpetta che i fiariello, Adesso metto a Napoli così si dice, i fiariello da uno. No. Sì. Magnate, poi è bello mangiare, ci mangiare. Coro, coro. Ma non mi dice, è bello mangiare. No, ne assaggiamo un po' di tutto. Allora, nella tua vita vedi anche un secondo bambino? In questo momento no, sono sincera. Vedo... Ragazzi, io penso 11 bambini. Farina. No, in questo momento no, sono sincera, perché ma non perché mi abbia traumatizzato la cosa, però io sono una persona a cui piace fare le cose molto con calma, molto... Vabbè, ma quando arrivano, quando capita, non è che ci... Programmi, sì, però alla fine no. Se arriva. Non è che li porta i bambini la cicogna, no. Ma si sa come arrivano, e quindi... Però a volte capita che uno... Vabbè, se capita, però... Se devo dirti che io voglio fare 10 figli, no, cioè, com'è bella sta polpetta enorme. Perché anche c'è anche da dire una cosa, che io comunque a me piace anche avere, anche perciò ho fatto comunque figli tardi, piace comunque avere un'indipendenza, i miei spazi, quindi quelle. Prendo anche un po' di peperoncini. Ragazzi, non volendo, oggi è giovedì e pupetto. E anche due fiarelli, un po' di tutto io faccio. Una mischia francesca. Ragazzi, mangiate le polpette di fiariello. Sono buonissime. Perché la parmigiana? E un po' di pane. E che ci sta meglio di queste? Boh. Comunque, sei bellissima, mi saluti, vi adoro. Ciao Emma. Ciao Emma. Un bacio. Pure allora, ciao carite Dario, cosa provate quando sentite scalciare il bambino? È una cosa emozionante, perché è bello, però io mi rendo non conto, capita tutti i giorni, però posso dire una cosa, lui non sente quello che sento io, non sa niente da fare, boh, perché voi ce l'avete nella pancia, io glielo vorrei far capire, ma lui non sa, cioè a volte sento pure, tipo per esempio i piedi, riesco a capire la testa, riesco a capire tutto, e poi proprio dentro ti senti muovere. Amore, io lo sento con il cuore. Lo so, però dobbiamo essere sinceri o dobbiamo dire... Vabbè, non ce l'ho io nella pancia, purtroppo. Cioè, per quanto lui possa sentire e si possa emozionare, non è mai come quello che sento io. No. Me lo vorrei fare... No. Oh, qualcosa di bello dobbiamo avere. Vabbè, non male. Noi lo sentiamo da subito. Sì. Non buona questa parmigiana. Ragazzi, ho fatto 9 mesi. Di parmigiana e pizza. Ma no, parmigiana. Quella polpetta è buona. Complimenti amore, l'hai fatta bene. Che nome... Grazie amore, mi visto che sono brava. Che nome avrà il piccolino? Domanda? Da $1,000,000. Ma come lo chiamerai? Boh. Non lo sappiamo. Quando lo vedremo... Tu ti chiamerai
Faccio come i film. Cadute nella salsa, ragazzi. Comunque quando lo vedremo, decideremo, eh? Tu ti chiamerai così. Speriamo. Ecco. Ti immagino non ci viene l'idea. Che facciamo? Ci faccio scegliere a lui. Come lo chiama? Quando fa 18 anni. Ci faremo il regalo di 18 anni. Giusto. Ma papà, ti faccio scegliere il nome, oh. Quale persona sceglie il nome? Nessuno. E questa è la cosa mia. Azzurra ci chiede, siete pronti per il grande arrivo? Come vi sentite? Vi amo troppo. Grazie Azzurra. Ti mandiamo un bacio Azzurra. Grande. Siamo molto emozionati. Anche un po' preoccupati, però il giusto, nulla di che. Vero? Però sembra ancora tutto... ma ancora tutto... Cioè, sembra questo scena in centro. È vero? Sì, non sembra ancora vero perché sarà nella pancia, poi quando uscirà. Secondo me cambierà tutta la vita. Sì. Molte persone dicono che quando nasce un bambino tu, cioè, cambi proprio e dici, cioè, ma prima che ho vissuto a fare. Cioè, ti sembra tutto inutile la vita. Sembra che poi già ce l'hai da una vita. Strano, eh? E come ho fatto da Dario, me? Questa è bella questa domanda, amore, rispondi. Dario entrerà in sala parto con te? Chiediamolo a lui. Vediamo cosa risponde. Allora ragazzi, se è un parto naturale, se è cesare dice che mi hanno detto che non mi fanno entrare. No vabbè, a prescindere da questo, tu vuoi entrare? Sì. Bene. Poi ti dottore, se ci vengo mi rimangono là. Ciao, buona lotta. Rimaniamo a terra, ma scusa, devono pensare. Mettetemi cuscino. Amore, scusa, ma devono pensare a te o a me, al bambino? No, prima, allora, prima si pensa al bambino, poi si pensa alla mamma e poi forse a te che sei svenuto. Ma poi perché devi svenire? Tanti genitori lo fanno, è vero? Sì. Dai ragazze, incoraggiatelo. Incoraggiatemi. Allora fatemi assistere qualche parte, così io mi abito. No, assistere a parte di tuo figlio, perché là. Anzi, è meglio, perché tu quando assisti a parte di tuo figlio sei emozionato, però è tuo figlio, vabbè, quindi mamma. Tu. Ne vedi? Sì. Comunque chiunque ha assistito di mariti, tutti quanti hanno detto la stessa cosa, è bellissimo, non ti perdere questo momento, è bellissimo, è vero? Sì. Ma io se quel giorno devo fare la notte. Dai amore, sto per fare. Tipo io che incoraggio lui. Come sono buoni questi, perché non ci li perdi. Mi piacciono, no? Come sì. Allora. Mi piacciono, no? Che parto farai? Questa è anche una bella domanda, a saperlo. Cioè io vorrei fare un parto naturale, però non troppo doloroso. Se proprio devo scegliere, no, fare un parto naturale, però di un'oretta, non troppo doloroso. Ma come si fa a scegliere? Quello che la natura vuole, raga, non si può. Ovviamente io vado sempre per il naturale, perché non dice la parola stessa, naturale, quindi... Ah, scusate, faccio sempre la solita premessa, cioè stavolta non l'ho fatta, di mangiare, di parlare e mangiare, a volte capita che ho la bocca aperta, scusate per me. Difficile quando c'è video mucco. C'ho poco in mezzo alle gambe. Le mozzarelline le hai prese? Sì. Se mi guarda, ragazzi, mi guarda. Fisso così. Aspetta che cade qualcosa. Eccola qua. Ma come sono buone queste mozzarelline? Guarda pure, guarda dove sta. Comunque. Vuoi qualcosa? Tieni. Allora diciamo alla mamma. Chi sarà il padrino di Baby? Ma è presto per deciderlo. Al Pacino. Amore, sono buonissime queste patatine. Patatine, sì. Sono le mozzarelline, raga. Sono un po' buone. Una papa di bufa. Ah, vi spaventano le responsabilità che avete verso Baby? Siete una famiglia bellissima. No, a me no. Questa cosa qua no, devo dire la verità. Perché poi penso che verrà tutto naturale, comunque ovviamente le pappine,
No, responsabilità, non, questo significa responsabilità. No. Io dico responsabilità che comunque ci dobbiamo prendere degli impegni, no, ovviamente, ma viene tutto naturale, perché comunque tutti quanti, pure i tuoi genitori, pure i miei genitori, no, per i figli ti viene naturale, sì. Non è che neanche devi dire oh mio Dio, c'ho questa responsabilità, ovviamente. Ma poi le cose vengono automatiche. Vediamo questi come sono, copio ste. Ovviamente. Sì, comunque ci sono le preoccupazioni. Come? Qualsiasi cosa. Pupi che tossisce, anche un piccolo graffietto, una cosa, uno sta in ansia, no? Oppure tipo, magari immagino quando si dovrà fare i vaccini o quando sarà il primo giorno di scuola. No, però bello, no? Sono cose emozionanti. Ma cose belle. Le prime nottate. Vabbè, quello manca poco e le faremo, amore. Sono anche i bambini che dormono, io penso che il baby non mira. Sì. Se non dorme gli diamo un po' di pizza. Abbiamo mangiato. E poi è di nuovo qui. Ma io devo mangiare molta pizza quando al latte, perché così ha sapore di pizza e latte, me l'ho detto. Poi. Aiuto, allora però dici che si beve la birra, però la birra non la beviamo. Quanto c'è? È vero. Cosa cambieresti della tua vita? Ma devo essere sincera. Vabbè, qualcosa, no? Arriva. Niente proprio. Secondo me tu una cosa cambieresti. Vediamo se indovino. No, di. Avermi incontrato prima. Scusa. Ne posso dare a nome? Non lo so, io vabbè, ma sciocchezze però, devo dire la verità, sciocchezze, perché poi in generale sono comunque contenta della mia vita, sia lavorativamente, sia personalmente, sentimentalmente. Qualcosa cambierei, forse secondo me cambierei adesso, che sono più matura. Sto io le capelli. No, cambierei il modo di vedere le cose, di affrontare le cose, perché adesso ho una maturità e una visione diversa, no, quindi non mi lascio sopraffare dalle cose, magari prima sai. Non so se la prendere dall'ansia, dalla negatività, anche se sono sempre stata comunque positiva. Lisa mi dice, questa è una domanda che mi hanno fatto in molte, ti sarebbe piaciuto avere dei gemellini? Sì. Allora, da un lato sì, soprattutto maschio e femmina, quindi togli il pensiero, però dall'altro lato penso sarebbe stato pesante. Piange uno, piange pure l'altro, cambia uno, cambia pure l'altro, mangia lui, ammai. Però sicuramente come tutte le cose difficili. Penso che tutti hanno avuto dei gemellini e sanno affrontare le situazioni, che comunque alla fine. Però amore, io sai che penso. Però sai che penso che tutte le situazioni più difficili, più però ti danno sempre qualcosa in più. Sì. Ogni secondo me è un'emozione ancora più bella. Però non meglio uno, se no ci avvilivamo. Non ci vuole un aiuto, come si fa? Però è bello. Pure per loro è bello, no? Non stanno grandi. Sì, crescono insieme. Perché dice che il rapporto che hanno i gemelli sono diversi dai fratelli. Non è come fratelli. È una cosa viscerale, non si può spiegare. Sì, sentono di più. È bellissimo, secondo me deve essere bellissimo. Perché non dite il nome del bimbo? Sono troppo curiosa. Anche lo sappiamo. Non lo sappiamo, davvero. Alcune persone dicono, perché non lo dici, non lo puoi dire, no? Ma non lo sappiamo. Ma per esempio adesso, io non muovo per esempio adesso. Sto piena. No, io per esempio non sto piena. Ho ancora fame, se non fossi incinta continuerei a mangiare. Ma mi devo fermare perché mi sento la tachicardia, mi sento il peso qua, quindi è brutto la. Che brutta vita. Quindi dopo aver partorito, dovrò fare prima un periodo, prima della dieta, un periodo di mangiare. Gli assaggi. No, di mangiare tutto quello che non mi sono goduta, capì? Tipo per esempio un altro mukbang così, però mangio tutto per prendere giusto altri 18 kg anche dopo la gravidanza. Comunque, rispondiamo a questa domanda che è bellissima. Quale sarà la prima cosa che insegnerete al bimbo? L'educazione. È tutto bella. Eh beh, l'educazione così è generale, amore.
rispetto, nello specifico. Rispetto. Ah, ma quelli non li ho assaggiati. Ecco, ultime parole famose. Rispetto. Rispetto di cosa? Per le altre persone. Ah, per la gente. Essere educato. Sì. Io però devo dire la verità. Come si dice a Napoli, gli insegnerei pure ad avere un po' di cazzim nella vita. Che serve sempre. A non farsi sopraffare dagli altri, a contare su di te. Vabbè, queste sono cose che poi da piccolino non è che quando si fa più grande, però io voglio che mio figlio sia forte, sia. Vuoi dire rispetto. Conti su se stesso, sui suoi genitori e non si faccia abbattere mai a nessuno. Deve avere sempre le sue forze. Sì. E poi deve essere molto molto riflessivo, perché quando le cose le fai riflettute è diverso, è diverso. Però vabbè, tornando a noi, da quando è piccolino, queste sono cose di quando è grande. Quando è piccolino, sì, le regole, l'educazione, queste cose qua, la civiltà, il rispetto degli altri, a casa di qualcuno non ci siamo. Ah sì, vabbè, questa cosa di quando si va a casa degli altri rompono, toccano, fanno, no, non mi piace. Però anche un'altra cosa, io sarò una mamma proprio rompiballe, secondo me. Io gli insegnerò, amore, anche l'importanza dello studio, della scuola, è fondamentale. Anche. Ma non per il documento, per questo e quell'altro, però che devo fare? A me i miei genitori mi hanno insegnato questo ed è importante. Proprio per una cosa personale, al di là del che ti serve per il lavoro, sì. Bisogna studiare perché è importantissimo per formarti e per capire tante cose della vita, è importante. Quindi lo studio. Studio. Studiate. Studiate e divertitevi. Neanche troppo. Cioè quelle cose neanche che per esempio sono alcuni ragazzi che tipo non escono. No, vabbè, quello no. Sempre sui libri, non lo direi. No mamma, esce. Ho quindi Massimo Troisi. Esce, ma tocca e fermo, non è preso. Tocca e fermo, mamma. No. Dare anche la giusta importanza a tutto, ragazzi. Amicizia, non conta, serve. Amore, famiglia. Lavoro e passioni, anche le passioni, anche lo sport, amore. Ah, normale, minimo. Sport. Vabbè, poi lo sport lo farà da sé, quello che gli piace. Beh, glielo devi insegnare tu. Ah, normale. Cioè, che il pomeriggio non si deve buttare sul divano, ma glielo devi portare a fare i corsi, a fare le cose, no? Magari per essere davvero c'era tantissimo, anche i corsi di musica, perché comunque la musica, l'arte. Suonare la chitarra, suonare il pianoforte, è bello, sarebbe bello. Batterino. Vabbè, la stanza insonorizzata. La stanza per forza. Comunque, ragazzi, noi abbiamo finito, stiamo scoppiando. Sì. È stata una cena buonissima. Quindi vi ringraziamo per averci consigliato queste cose. Grazie, mamma, che cucinate per noi. Prego, Lisa, sono stancata, sono stata tutto il giorno in cucina per cucinare. Come l'hai fatto questi qua? Scusa, non vuoi spiegare? Questi, amore, allora, questa è una ricetta segreta che non ti posso svelare perché è una ricetta che mi ha dato la mia bisnonna. Però sto da ieri sera a fare questi qua. Comunque, ragazzi, vi mandiamo un bacio grande. Un bacio a tutti. Scusate, ma adesso dobbiamo digerire. Ci vediamo, presto, ci vediamo nel prossimo video. Chissà se sarò spanzata o ancora più spanzata. Comunque, chissà, non si sa. Comunque sarò sempre bella. Sarò sempre bellissima. Che poi ci credono e poi mi scrivono nei commenti: ma quante aree ti dai? Che tu sei bella. Non si capisce che uno scherzo. Non ce la posso fare. Mi diverto a leggere. Poi sono bellissimo, è vero? Sono bellissimo. Sono la nuova Belen. Oggi sì.